nostro viaggio in Molise è arrivato oggi a Porto Cannone con l'ultima della serie di carresi del Basso Molise. Una giornata di festa, siamo qui in piazza, c'è tantissima gente. Tanta gente che è arrivata anche non solo dai paesi limitrofi ma anche da fuori regione. Il sole in questo momento brilla per vedere questa puntata e tutto ciò che succede alla carrese di oggi di Porto Cannone. Restate con noi. Allora, pesca per primo il carro che ha vinto l'ultima edizione, il carro dei giuventini. Senza cadere, senza cadere. Madonna di Costantinopoli. Qui vicino a me c'è il sindaco di Porto Cannone, Francesco Gallo. Sindaco, davvero una giornata di festa, come sempre. Sì, una giornata di festa, questo comunque è l'evento clou per la nostra comunità, l'evento in cui puntiamo su tutto, puntiamo sul turismo di ritorno, puntiamo su quello che si può aggregare intorno alla nostra comunità, dove le attività commerciali lavorano più del solito in questi giorni, quindi diciamo... Ovviamente ci sono degli sforzi enormi da portare avanti, però diciamo, vale la pena per lo spettacolo che diamo poi all'esterno. Ovviamente sforzi tra l'altro ulteriori dovuti poi ai problemi creati nella giornata di ieri dalla pioggia, quindi c'è il lavoro anche sul tracciato ancora. Sì, quest'anno abbiamo avuto una doppia sfida, oltre alla sfida dei carri che entrano in competizione abbiamo dovuto fare come amministrazione una sfida contro il tempo, contro le previsioni meteo che ci hanno messo insomma a dura prova. Difatti si sta lavorando sul percorso, si continuerà a lavorare fino alle 15:30 perché ovviamente tutto il tratto iniziale, essendo in una strada insomma sterrata, merita insomma un'attenzione particolare per una questione appunto di sicurezza. Poi il tratto dove i carri corrono più del solito, quindi ovviamente abbiamo tutti i riflettori puntati su quel tratto di strada. Nel momento del sorteggio lei è stato chiaro, bisogna rispettare le regole. Ma il futuro della corsa dei carri è questo, perché se noi quest'anno ci siamo seduti al Ministero, a fianco al Sindaco di Siena per parlare di valorizzazione delle nostre tradizioni e quindi di cercare insieme al Ministero quella strada che ci deve portare con una prospettiva futura per la nostra corsa dei carri, chi può rovinare la corsa dei carri sono adesso solo i protagonisti della stessa. Quindi se noi li portiamo a delle regole maggiori, li portiamo al concetto che se si rispettano le regole è una gara che dura quei 5 minuti, dopodiché l'anno dopo che a Porto Cannone abbiamo anche il sorteggio, quindi ci rimettiamo tutti in discussione per l'anno successivo, penso che deve essere l'obiettivo di tutti, perché deve fare festa questa comunità, quello è il primo obiettivo. Finalmente la festa è arrivata. Sì, finalmente è arrivata, questo è un giorno atteso tutto l'anno da questa comunità. Non è solamente un giorno la festa dura tutto l'anno, perché l'impegno che si mettono dentro i carri, dentro le stalle, non riguarda appunto solamente il giorno della festa, ma è tutto l'anno. Questo riguarda sia noi, il carro dei giovanottiello, ma anche tutti quanti gli altri carri, quindi giovanotti e giovani.
speriamo sia un bel giorno di festa e che vinca il migliore. In questo momento c'è il sole, fino a ieri sera si è temuto, diciamo, che la corsa potesse anche saltare, infatti stanno sistemando il tracciato. Sì, stanno sistemando le strade, infatti vediamo un po' a che ora si dovrebbe partire, perché si sta facendo di tutto per asciugare le strade, dal momento che se le strade sono bagnate diventa molto difficile per i carri superare, quindi anche per mettere nelle migliori condizioni di sicurezza tutti quanti i carristi è meglio aspettare un po' e aspettare che le strade si asciughino, però speriamo che andrà tutto per il verso giusto. Perché comunque è una giornata di festa per tutti. Certamente una giornata di festa, bisogna divertirsi e come ogni anno sempre che vinca il migliore. È finalmente arrivata la festa. Sì, è una grande attesa dopo di un anno. Quindi ci vuole che... Perché poi ci lavorate tutto l'anno. Sì, in effetti. 365 giorni. Proprio perché questa è proprio la festa del sì, paese. Sì, infatti. I colori sono chiari per chi ti fa. Sì. Per i giovanotti. Certo. Tutti. Signora, è una giornata bella, molto bella. Sì. Aspettiamo un anno. E poi viene tanta gente da fuori. Sì. Tanta, quest'anno sì. Come si chiamano? Linda. E Vincenzo. Vincenzo? Meno male che è uscito il sole oggi, che sia una bella corsa per tutti. Perché fino a ieri sera era... Sì, ha piovuto. E che non succede niente di grave. E che ritornano tutti e tre i carri in paese. Buona festa! Grazie mille! Giornata di festa, torna la grande festa tanto attesa a Portocannone. Sì, era quello che aspettavamo, come ogni anno, anche perché sono le nostre origini e se ci tolgono queste poi cosa ci rimane? Tra l'altro però non è ancora chiaro il tracciato perché ci sono stati problemi con la pioggia, quindi c'è attesa. Sì, da come sentivo dire stanno cercando di rimediare il più possibile perché avendo piovuto il terreno è ancora bagnato, la giornata non è ancora molto calda, però speriamo, incrociamo le dita. Anche se slitterà probabilmente di qualche ora, però c'è comunque tanto entusiasmo. Sì, infatti come quest'anno vedo parecchie cose nuove, anche i carabinieri sul cavallo, è veramente bello, veramente bello. Ogni anno sembra sempre più coinvolgente e più innovativo. È anche un modo per vivere sempre meglio il senso anche di famiglia oltre che di festa. Assolutamente, è bello vedere il paesino proprio pieno di gente, bello, bello. Comunque forza giovanotti, Giovanotti voi? Sì, nel cuore e nell'anima. In bocca al lupo. Grazie mille. Accogli, Signore, la nostra preghiera e benigno fai scendere la tua benedizione su di essi, su questi buoi e su questi cavalli. Proteggili da ogni pericolo e da ogni male. O Dio, nostro rifugio e nostra forza, fonte della nostra gioia, accogli le preghiere della tua Chiesa e concedi a noi di ottenere in pienezza ciò che domandiamo con fede, per Cristo nostro Signore. Amen.